È necessario un supplemento di indagini per capire quello che è accaduto il 20 luglio scorso in piazza Alimonda. La Procura di Genova farà periziare altre pistole. Quella di Dario Raffone, che si trovava a bordo del Defender insieme a Placanica quando è partito il colpo per Carlo Giuliani, ma anche quelle di altri agenti, carabinieri o poliziotti, i cui bossoli sono compatibili con il reperto trovato in piazza Alimonda. Gli inquirenti sono certi, è di Placanica soltanto il bossolo trovato all'interno del Defender. La compatibilità con la pistola del carabiniere accusato è dell'80%, ma non quello trovato all'esterno. Anche ulteriori accertamenti non riusciranno comunque, secondo la procura, ad elevare più di tanto il grado di compatibilità con la pistola di Placanica. Ora, secondo gli ultimi riscontri, soltanto al 10%. Due sono dunque gli scenari paralleli che si configurano ma non si annullano a vicenda. Il primo, in piazza Alimonda, il giorno degli scontri, ha sparato anche un secondo agente in area per avvertimento prima dell'omicidio. Il secondo, il colpo mortale per Carlo Giuliani, è comunque stato sparato da Placanica, anche se a conti fatti ad oggi manca il ritrovamento di un bossolo. Neppure la difesa del carabiniere cambia linea. Non abbiamo mai sostenuto come tesi difensiva che a sparare sia stato un altro. La nostra tesi difensiva è sempre stata improntata alla legittima difesa. Per quanto riguarda l'esito di questa consulenza tecnica del Pubblico Ministero, posso solo dire che, per quello che mi riguarda, ma è un'opinione personale, il fatto che sia stato rinvenuto un bossolo sparato da un'altra pistola non significa che questo bossolo poi abbia a che fare con l'omicidio di Giuliani. Per quanto riguarda questo bossolo, è possibile che non sia stato trovato? È possibile, anche se mi sembra abbastanza difficile, che sia stato trovato un altro bossolo e non quello del secondo bossolo della pistola di Placanica. Un altro interrogativo resta per la procura: se un altro agente ha sparato, e visto che ogni poliziotto o carabiniere è obbligato a fare rapporto per ogni colpo esploso, perché le forze dell'ordine, dopo le richieste formali fatte dagli inquirenti, non hanno comunicato il fatto?